Ciao e benvenuti in questo canale. Oggi ti voglio raccontare come affrontare i no. I no del lavoro da network marketing, ma anche i no della vita, perché non ci hanno insegnato e non abbiamo imparato a gestire questi no, che sono fisiologici, che sono normali. E andiamo in frustrazione, andiamo in energia negativa, ma io oggi ti voglio rivelare un segreto, una tecnica che utilizzo io, che ho imparato con gli anni, che ho imparato dopo aver sofferto tantissimo, che ho imparato a mie spese, che ho imparato dopo comunque avere ricevuto tantissimi no, come tutti noi è normalissimo, e all'inizio andavo molto in frustrazione. E pensavo fosse normale questa cosa, quando ho capito come gestire questi no e come dargli una forma bella e trasformare questi no, sono diventata più serena. I no non mi spaventano più, li do per scontati. E oggi questo video è dedicato a tutte le persone in generale, a tutte, ma soprattutto alle persone del mio gruppo di pari, del mio team della mia attività di network marketing, per le persone che arriveranno e per te che mi stai seguendo, che mi stai ascoltando e che magari ti può interessare sia per il tuo lavoro da network marketing o lavoro da vendita diretta, oppure nella vita in generale. Ti consiglio di ascoltare fino alla fine e di scrivermi nei commenti tu che cosa ne pensi, se è ancora un tuo cruccio quello dei no e se hai già provato questa tecnica semplice, facile, alla portata di tutti, perché il mio obiettivo è semplifichiamo la vita, semplifichiamoci il lavoro e cerchiamo la nostra felicità e non dobbiamo avere paura di essere felici. Quindi, nel network marketing e nella vita riceviamo spesso dei no. No, non mi interessa, no per favore, no è una truffa, no sono le solite cose, no vuoi vendermi qualcosa, oddio mamma queste cose non le voglio. Tutta una serie di cose è capitato a tutti, capiterà dalla notte dei tempi, è sempre capitato ed è normale, fisiologico. Io di base utilizzo una tecnica: testa bassa, obiettivo sempre presente, tanto amore nelle cose, zero aspettativa. Io non mi aspetto mai niente da nessuno, solo da me stessa. Poi per il resto io non mi aspetto più niente da nessuno, perché le aspettative sono sempre quelle che ci fregano e quelle che ci fanno star male. Dimmi anche tu se non è così. E io voglio sempre fare del mio meglio per riuscire nei miei obiettivi, nei miei progetti della vita, e sono consapevole quando ho dato tutta me stessa. In realtà negli ultimi anni non ho mai iniziato niente, che sia lavorativamente parlando, che sia in amore, che sia in qualsiasi relazione di amicizia, di collaborazione lavorativa, dove io non ci credessi al 100%. Non ho mai fatto niente, mi sono sempre rispettata. Però questo è un percorso che riusciamo a fare dentro di noi. E quindi quando io ricevo dei no, io cosa faccio? Prendo questo no e lo trasformo in energia positiva, perché tendiamo a vederlo sempre solo come energia negativa e tendiamo a continuare a rimorginare su questo no, è perché questa persona mi ha detto, io ho fatto, e la mentalità non va bene, e perché io gli ho dato, non fa niente, è andata così. Noi seminiamo. Noi, il nostro vero lavoro da network marketing è condividere la nostra felicità, è condividere il nostro sapere, è condividere i prodotti che noi utilizziamo con tutta l'onestà possibile, immaginabile, con tutta la positività
e con tutta la conoscenza che noi abbiamo. Questo è il vero lavoro di network marketing. Se dall'altra parte, e soprattutto, noi diamo delle opportunità. Nella mia azienda, ovviamente io l'ho cercata per 4 anni e non riuscivo a trovare nulla che mi rappresentasse. Quando l'ho trovata, l'ho studiata per 1 mese intero, giorno e notte, per capire se vibrava con me. Ricordiamoci bene che la perfezione non esiste. Non ci sarà mai il lavoro perfetto, non ci sarà mai il prodotto che ha l'azienda, che ha tutti i prodotti perfetti in linea con i tuoi valori. È utopia, non esiste la perfezione, però che vibri con te sì. Quindi magari tantissimi prodotti fanno per te, altri per esempio non fanno per me, perché comunque ci sono una piccola categoria che non sono vegani e quindi io questi prodotti non li promuoverò mai. Ma non è che tu non entri in un supermercato se sei vegana perché vendono la carne, perché non comprerai mai niente, non potrai mai più fare la spesa. Entri nel supermercato, defili questa parte di categoria merceologica e vai da tutt'altra parte. E questo è in realtà quello che dobbiamo fare noi, quello che io ho fatto. E ho trovato questa cosa, ci ho creduto tantissimo e ho iniziato, ma non ho mai dato per scontato niente. I no arrivano in qualsiasi modo, in qualsiasi, anche sotto forma di bugia, perché ragazzi, riceveremo tantissime bugie. Riceverai tantissime bugie. Dimmi nei commenti se non è vero, dimmelo nei commenti se non è vero. Ci raccontano un sacco di fregne, di fregnacce, di bugie, ma non fa niente, noi trasformiamo questa cosa in energia positiva. Io quando dicevo un no, dico vabbè, alla fine io ti sto dando un'opportunità meravigliosa. La mia azienda dà l'opportunità a tutti nello stesso modo, uguale, partiamo tutti nello stesso modo, sta a noi sempre fare la differenza, riuscirci o non riuscirci, dipende sempre e solo da noi, prendiamoci la responsabilità di questa cosa. Quindi se dall'altra parte non colgono questa opportunità, non fa niente, alla fine io penso sempre che ci perde l'altra persona a dirmi di no, nel senso che lì c'è un'opportunità su un piatto d'argento, d'oro. Non la vuoi cogliere? Peggio per te. Io mi giro e vado avanti per la mia strada. Non mi faccio rubare il tempo, le energie positive, soprattutto l'entusiasmo e la voglia di fare per una persona che magari sta bene nella sua zona comfort ed è bene che stia lì, capito? E quindi dici, vabbè, ma poi alla fine è un seme. Le persone poi magari arrivano dopo anni perché ti vedono che tu comunque hai raggiunto degli obiettivi, perché tu comunque sei felice, sei riuscita a realizzare i tuoi sogni. Allora magari dicono, cavolo, se avessi iniziato anch'io quando me l'aveva chiesto. E magari allora sono loro che ti chiederanno, ma posso? Capito? Quindi noi stiamo seminando. Il no di oggi può essere il sì di magari fra qualche anno, fra qualche mese, fra qualche settimana. Il nostro obiettivo è dare l'opportunità a tutti quelli che se lo meritano di riuscire a realizzare i propri sogni. Io prendo questo no, lo guardo e lo trasformo in energia positiva. Prima di tutto non gli do valore all'energia negativa, ma la trasformo subito in positiva. Non continuo a pensare a questo no e come io mi sarei dovuta comportare e cosa mi ha detto e cosa ha fatto. La trasformo. E cosa faccio? Quando la trasformo, mi metto al lavoro, mi metto in azione. Il pensiero è quello che arriva prima dell'azione, ma se tu lasci tutto nel pensiero e non fai l'azione, non succederà mai nulla. Quindi cosa faccio? Mi metto a fare un video tipo come questo, mi metto a fare uno shorts, che sono i video brevi, mi metto a fare una grafica, mi metto a telefonare ad un'amica, mi metto a fare una cosa che mi piace, mi metto a cucinare. Trasformo questa energia che potrebbe essere totalmente negativa e magari potrebbe anche rischiare di rovinarmi la giornata, ma questa cosa dipende solo da te, da me, da noi. E quindi io la trasformo e creo con i fatti, con le azioni vere, concrete, ma subito. Non aspetto e lo faccio dopo. No, lo faccio subito, nel qui e ora. Trasformo questa energia in positiva, in azione, che mi porta a lavorare
per il mio sogno. Quindi io vado avanti e lascio la persona lì, indietro. Perché evidentemente magari non è pronta per questo, non siamo tutti pronti nello stesso momento, non siamo tutti pronti nello stesso modo e ci sono persone che non saranno mai pronte per determinate cose. Non possiamo farci rallentare da questa tipologia di persone. Noi dobbiamo andare avanti a realizzare i nostri sogni, non è egoismo, non è assolutamente egoismo, è amore per se stessi. Io ho impiegato 45 anni per capire che non possiamo salvare tutti, possiamo salvare solo chi vuole essere salvato. Noi possiamo tendere la mano a tutti, io ti tendo la mano, ma se tu non vuoi essere salvato, io non potrò mai farci niente, ma di sicuro non mi lascerò prendere la tua mano e trascinarmi nel tuo baratro. Questo ho imparato a farlo. E ricordiamoci sempre che non è egoismo, è semplicemente amore per se stessi. Prova a pensare, se tu non stai bene, se tu non ami prima di tutto te stessa, come puoi amare gli altri se non sei capace di amare te stessa? In che modo riesci ad amare gli altri se non conosci l'amore per te stessa? Io adesso ti trasformo in parole tutto il dolore che io ho provato in tantissimi anni, in 45 anni, un dolore atroce, immenso, di volere per forza salvare le persone, persone insalvabili. Ci sono persone che sono insalvabili, eh? Ci sono persone che io sto cercando di salvare da 10 anni e poi adesso le lascio lì, basta, perché sono insalvabili davvero, non si possono salvare, perché non lo vogliono loro. Capite? Perché tutti possiamo salvarci, tutti. Ma c'è gente che adora coccolare il proprio dolore, adora raccontarsela. Tante persone se la raccontano, non hanno voglia di mettersi in gioco, la trasformano in non ho tempo, non ho soldi, non ho. In realtà la vera frase che dovrebbero guardarsi negli occhi è dire non ne ho voglia, perché alla fine non stanno prendendo in giro te, si stanno prendendo in giro da soli, perché tu ti giri dall'altra parte e quella persona lì non esiste più, non può, cioè è come la loro frustrazione, è come un dono, loro te la mettono sempre, loro cercano sempre di mettertela lì, ma se tu non la cogli resta a loro. E noi andiamo avanti. Io mi auguro che questo video ti sia stato di stimolo, ti sia, anche se non ti è piaciuto in fondo, ma che ti abbia fatto ragionare o scattare qualcosa. E ho deciso che quando ho un pensiero, quando ho un qualcosa che sto pensando, adesso mi metterò la telecamera davanti e invece di raccontarlo a me stessa, te lo racconto a te. Ho deciso che è l'unica cosa che posso fare in questo canale e anche nel mio canale principale Stefania Rossini. Questo canale io tratto prettamente dalla mia azienda, dai prodotti della mia azienda e del network marketing e della mia squadra. Dalle persone, farò interviste anche alle ragazze del mio team, faremo i bilanci trimestrali, mensili, vedremo l'unboxing tutte le volte che mi arriverà qualche pacco, tutte no, però vedremo le recensioni, vedremo tante cose. Questo è prettamente di lavoro e libertà, questo. L'altro invece è più la mia vita, vlog e altre cose non incentrate ovviamente sul lavoro. Quindi iscriviti sia qua che da Stefania Rossini. Buona vibra, alla prossima.